Ciao a tutti, io mi chiamo Sydney e benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia rubrica russaliana Appunti russi di un'italiana. Oggi 27 giugno 2022 un euro vale 58 rubli più o meno. E oggi vi portiamo a fare un giro per i supermercati e qui ci sono tre supermercati per tre diverse fasce sociali, una cosa che in Italia io non avevo mai visto. Cioè il Dixie, che è un supermercato, diciamo così, per i poveri. C'è Piatiorechka, che è un supermercato più o meno per la classe media. E Azbuka, l'alfabeto del gusto, che è un supermercato per, come si dice, per i chiattilli, non lo so. Vi facciamo un po' vedere anche che cosa è successo dopo la guerra operazione speciale con i prodotti che si trovano al supermercato. Che cosa? Ecco il caffè Lavazza, alla modica somma di 459 rubli per 250 grammi. Significa che io non sono un genio della matematica, ma costa circa 9 euro. 9 euro per farti il caffè italiano, eh? Come vedete il Nescafè c'è sempre, perché la Nestlé non ha lasciato il mercato russo. E io vabbè, cioè sono un'italiana molto atipica, perché non mi faccio manco il caffè con la moca, non lo reggo. Sto così e quindi io, scusatemi, perdonatemi, io bevo il Nescafè. E costa, se non hai la carta fedeltà del negozio, 599 rubli e 90, cioè quasi 600 rubli praticamente, che sarebbero circa un po' più di 10 euro, ragazzi. 10 euro, senza la... e sono quanti grammi sono? 85 grammi. 10 euro, 85 grammi di caffè. Se non è la carta fedeltà, se è la carta fedeltà che io ho, 299 rubli 90, che sono tipo circa 5 euro. Ma comunque 5 euro e 85 grammi di caffè, cioè ve lo potete... no, non ve lo potete tenere, io me lo compro comunque. Invece Anton compra un tipo di caffè che si chiama Paulig, giusto? Io lo compravo. Ah, qui non c'è più il Paulig. Il Paulig non c'è più, però abbiamo trovato un rimedio, c'è il caffè Costa. Faccio vedere. Questo perché Anton fa il caffè con la moca, da bravo italiano che è, anche se non è ancora italiano. E il caffè Costa, questi sono 200 grammi di caffè, costano 639 rubli e 90, cioè tipo 11 euro. 11 euro per 200 grammi di caffè, come si chiama quello nella moca che si mette? Molotri. Vabbè, no? Quello solubile, quello che si mette nella moca. Scusate, mi sono dimenticata l'italiano. E vi volevo far vedere una cosa. Il doshirak, questo è tipo, sono quei noodles che si gonfiano nell'acqua calda. Comunque, non mi ricordo come si dice in italiano, quei piatti precotti. Non so, se guardate i video della Transiberiana, c'è un video in cui io sono a Birobidzhan e in treno mangio questa roba. E all'epoca, e anche prima della guerra, costava forse intorno ai 30 rubli un coso di questi, forse anche di meno. Adesso costa 62 rubli, cioè costava tipo molto meno di un euro, adesso costa circa un euro. Ma secondo il cambio di adesso, è molto complicato. Non ho ben capito, ma pare che Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta stiano finendo sul mercato russo e abbiano lasciato il mercato russo, e quindi sono state create delle bevande esattamente identiche con un altro logo che richiama, ecco, il logo di Cool Cola, che è molto simile in realtà, cioè ricorda la Coca-Cola, ma il logo è molto molto più simile a quello della Pepsi. Stessi colori. E ora vi faccio vedere dove è prodotta questa Cool Cola. C'è scritto prodotta in Russia da AOM Pebeka Achakova, che si trova a Mosca. Ulica Rybinova. Sì, Ulica Rybinova 44. Possiamo comprare la Nutella, che costa 439 rubli e 90, quindi fate un conto, sì, circa 9 euro, oppure in alternativa c'è questa cosa, Nut Story. Antonio mi fa sempre ricordare che potrebbe benissimo essere il titolo di un film porno. Why?
sono 350 grammi di pasta al cioccolato con le nocciole. 8 tonnellate di zucchero. Sì, e costa 284,90 rubli, cioè costa di meno. Però vabbè, io preferisco sempre la Nutella. Questo è il sostituto della Fanta, si chiama Fancy, un po' come Adidas che diventa Abibas. Siamo nel reparto della pasta, come vedete c'è Barilla, che anche non ha lasciato il mercato russo, c'è ovunque. I prezzi, io non so come siano i prezzi in Italia, però non so, per esempio i capellini numero 1, qui costano 112 rubli se hai la carta fedeltà del negozio, altrimenti 99,99, vabbè, 100 rubli. Poi ci sono, se non vuoi comprare Barilla che magari è troppo cara, perché c'è scelta comunque, ci sono delle marche di pasta locali, come per esempio questi, Latme, anche di grano duro, prodotti poi dove dice, sì, nella regione di Mosca, ma ci stanno tutte queste cose nella regione di Mosca, io non lo sapevo. Secondo me comunque il grano non può essere tutto della regione di Mosca, cioè la Russia è così grande. Comunque l'Adne, però non li ho mai provati. E poi c'è Macfa. Macfa l'ho provata molte volte. Questi sono buoni. Cioè a me piace questo tipo di pasta. Anche questi sono di grano duro. Costano di meno ovviamente la pasta Barilla. Per esempio questi qui costano 61,49 rubli. Col cambio di adesso, sì, diciamo un po' poco più di un euro. 450 grammi di pasta. Anton dice che gli altri tipi di pasta che non sono Barilla non hanno sapore. Io non lo so, perché non sono così gourmand, così non ho questo culto della pasta, del caffè. I pannolini, io non ho ancora esperienza di pannolini, però so che tutti i genitori si lamentano sempre del costo dei pannolini. Gli Haggis, quindi fate voi un po' il confronto, perché io non lo so fare, qui costano 1299 rubli già scontati, sono 22 euro un pacco con dentro 78 pannolini. Ah, però 78 pannolini non sono... Cioè, certo, dipende quanto spesso il vostro bambino fa la cacca. Intanto, comparsi nuovi assorbenti? Assorbenti, questi, che lingua sarà? Coreano? Cino. Cinese? Cinese. Sì, ah, vedi, ci hanno messo le... Siccome quando cominciano a importare prodotti improvvisamente non fanno in tempo a tradurre anche la grafica sulle confezioni, ci appiccicano queste etichette dove c'è spiegato in russo che cos'è, che sono assorbenti igienici da donna. Ecco, Mirao è la marca, costano 159 rubli, vabbè, costano pure più di quelli naturella, cioè non... Queste conserve qui, tipo Mutti, vabbè, che io Mutti non la compravo, nemmeno la Molisana, però per esempio compravo Pomi, poi c'è scritto Made in Italy. Però nel supermercato vicino a casa mia io queste già non le trovo più, quindi devo comprare qualcosa tipo una marca locale di pomodori nel loro succo e poi faccio il sugo a casa. E qui invece a Sbucafusa, l'alfabeto del gusto, posso trovare sì Mutti, oppure la Molisana, oppure questa, pomodori pelati veraci di Napoli in succo di pomodoro, 400 grammi. Costano 400 grammi 298 rubli. Sono tipo 5 euro. Qui abbiamo trovato il caffè illisolubile, 95 grammi, confezione voglio dire molto così, molto carina. 95 grammi di caffè a 1395 rubli, cioè 23 euro. 23 euro di felicità. Salve, mi chiamo Tony, potete seguirmi su YouTube, qua sarà il mio canale. Uno dei problemi più grandi che stiamo affrontando adesso, noi dico la mia generazione, è che il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda non ci inviano più la loro birra nei barili. E vi spiego un po' perché è importante. Quando bevi la birra
nei pub, nei barili, la bevi così come è stata prodotta nella fabbrica, perché in questi barili non soffre l'influenza della luce o della pressione, quello che uccide proprio la birra. Quindi a tutti questi pub in stile inglese oppure irlandese adesso non hanno più la ragione di avere questo stile, perché quella birra non c'è più. Comunque abbiamo ancora un po' di birra prodotta nel Regno Unito e Irlanda come adesso. Ad esempio Kilkenny 229, che è aumentato perché prima era circa 150, che non costava troppo. Boddington, questo comunque è prodotto qua in Russia, perciò costa solo 180 rubli. Comunque prima era tipo 100-129, se non sbaglio. E volevo dire che non c'è differenza fra i prezzi della birra inglese o irlandese nei pub e qua in questo negozio. Poi mi sono ricordato che la birra nei barili non c'è più. Young's Double Chocolate Stout, 229 rubli. Vi abbiamo fatto fare un giro per qualche supermercato, abbiamo visto che tipi di diversi supermercati ci sono, abbiamo preso qualche prodotto, un po' di caffè, un po' di birra. Con questo io vi lascio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e vi racconterò altre storie della vita quotidiana in Russia. Ciao!